Grazie regia, eccoci di nuovo in studio con Stefania Dell'Atte. Ciao Stefania, buongiorno. Continuiamo a Buongiorno. parlare di fragole, Buongiorno. questo meraviglioso frutto che quando arriva in tavola porta la primavera, perché noi generalmente siamo abituati a misurare le stagioni dal tipo di alimentazione. Dall'arrivo del È vero, frutto del o della frutto. verdura. Esatto, l'inverno sono le rape, la primavera le arance. Gli Esatto. agrumi, poi in primavera le Le fragole, pesche, le le pe ciliegie. poi comincia proprio pesche, ciliegie, fantastico, Sì. guarda, la frutta io credo che sia una delle cose più belle che la natura ci Ci ha mette, ci donato. ha donato, è vero, è vero. Allora, fragole, abbiamo visto quindi che sono un grandissimo aiuto, ma devono essere utilizzate con intelligenza. La caratteristica principale è iodio e vitamina C, quindi così come per altri alimenti di cui noi abbiamo parlato, stessa cosa, dicasi per le fragole. Ora, c'è un largo consumo delle fragole in cucina, Stefania. Sì. Noi troviamo cominciando dalle più classiche, che sono la confettura, la marmellata, i succhi di fragola sono diventati molto di moda a base di fragola. Certo, sarebbe più opportuno se ci fosse la possibilità di preparare in casa, magari una bella spremuta di fragole. Dice, ma come faccio ad ottenerla? Beh, semplicemente utilizzando uno schiacciapatate posso schiacciare quindi il frutto oppure passarlo con un passaverdure e posso ottenere quindi sia il succo che la polpa. Che la polpa. E che differenza c'è mangiarla così piuttosto che mangiarla? Beh, se io riesco a fare un succo oppure riesco a fare un passato, posso utilizzare il prodotto ottenuto, che quindi ha una consistenza più liquida, come presidio terapeutico. Per esempio, soffro di circolazione, ho dei problemi di circolazione alle gambe e allora utilizzo, bevo questo concentrato, di fragole, che mi dà subito un aiuto per la circolazione perché il colore è rosso, quindi indica che sono presenti gli antiossidanti, flavonoidi e antociani che danno un grandissimo aiuto, sulla circolazione. Ah, questo non lo sapevo. Poi, ecco, un altro modo in cui noi abbiamo l'abitudine di consumare le fragole sono sicuramente panna o Sì. creme. Sì. Noi normali, tu sei speciale? No, però noi normali, No. panna, creme, non so, macedonie, quindi mescolate con altri tipi di frutta. Ok, va Raccontaci bene. qualcosa a riguardo. Allora, relativamente alla panna, io direi è preferibile fare una scelta verso magari un gelato a fior di Madonna latte. Franco, che bella questa immagine. Magari scelgo un gelato a fior di latte a base di latte di vaniglia e in quel caso posso utilizzare le fragole abbinate al gelato come sostituto di un pasto, quindi sia a pranzo che a cena, chiaramente non tutti i giorni, facendolo una volta ogni tanto e abbinando questa composizione di gelato con le fragole con una verdura, per La panna no. esempio. E ho detto, preferibile, diciamo, un gelato Vabbè, ma rispetto alla uno panna. poi dice, vabbè, ma io il peccato se lo devo fare Sì, bene, d'accordo, però insomma. panna con la frutta non è un piatto completo, quindi di solito poi se lo Ah no, tu mangio. parli proprio come sostitutivo di un Sì, pasto, sì, ma non ci sì. penso neanche. No, ma non ci penso neanche. Quella è la fine, quello è il dessert, metà pomeriggio, dopo cena, che meraviglia, Sì, no? perché voglio dire, la panna poi alla fine ha una componente grassa molto elevata Va e quindi devo bene. aver fatto un pasto veramente molto leggero e quindi magari con della verdura cruda e poi posso concludere in questo modo. Però voglio dire, sicuramente se utilizzo una panna artigianale o un gelato artigianale fatto con latte fresco intero di alta qualità, posso senz'altro Beh, chiaro, mangiarle. altrimenti non ne parliamo proprio, cioè No. siamo sempre lì, il peccato Sì. lo devi fare bene, quindi la panna deve essere proprio di prima scelta, magari fatta Mentre anche in è casa. molto utile preparare delle confetture perché le fragole contengono pochi zuccheri, come abbiamo detto nella puntata precedente. Quindi si può ottenere una marmellata, una diciamo di frutta, Sì.
che posso utilizzare anche poi per la preparazione delle crostate. Ora io vorrei invece che tu ci spiegassi esattamente con che tipo di frutta può essere associata, perché un modo molto diffuso di mangiare le fragole, adesso scherzi a parte ovviamente, mica tanto, però sì. Le fragole con il limone e lo zucchero, per esempio, oppure fragole, banane, limone, zucchero, oppure utilizzate proprio nelle macedonie miste, quindi fragole, banane, ananas, mela, succo d'arancia, sai. Succede, no? Che piuttosto che buttarle, perché diventano mature dopo pochi giorni, piuttosto che buttarle a casa, specialmente se ci sono dei bambini, per invogliarli anche a mangiare la frutta, si fanno di queste combinazioni. Ok, io ecco, fragole e kiwi va benissimo perché hanno delle caratteristiche simili, sono accomunate dalla vitamina C e legano molto bene fra di loro. Io grandi macedonie con l'utilizzo delle fragole non le farei, soprattutto se poi la macedonia è consumata a fine pasto, perché avrei una concentrazione di sali minerali che va ad affaticare il lavoro renale in seguito alla digestione. Quindi se invece mangio le fragole abbinate nella macedonia come spuntino può andare benissimo. Se invece sono un atleta e mangio la macedonia di frutta in cui ci sono anche le fragole va ancora meglio, perché magari nella mia attività ho perso dei sali minerali e quindi in questo modo però questo li sempre, recupero. Sempre come diciamo o spuntino o anche come piatto unico, però mai a metà giornata, sì, cioè sì. Tipo anche a colazione può essere, ma a metà mattina, anche a colazione metà pomeriggio. Sono perfette, oppure a metà mattina, a metà pomeriggio. Mentre se devo mangiare le fragole alla fine di un pasto, che sia il pranzo che sia la cena, meglio da sole, non accompagnate da nient'altro. Beh, vabbè, a volte devo dire che queste che stiamo assaggiando ora, voglio ringraziare i miei amici Michele e Rosa a Casa della Frutta che mi mettono a disposizione sempre queste deliziose primizie. Questo è un periodo in cui sono molto dolci le fragole, anche senza nulla, quindi sciacquate regolarmente, come hai detto tu l'altra volta, quindi o vino o limone o aceto e poi passate sotto l'acqua. Anche da sole hanno un gradevolissimo sapore. Esatto, mentre magari se risultano al palato un po' acidule è possibile aggiungere un po' di zucchero, soprattutto se a mangiarle poi sono dei bambini, se non ci sono problematiche legate all'equilibrio glicemico. Senti, invece io ho trovato ultimamente molto diffuso l'utilizzo della fragola nella cucina, proprio nel salato praticamente. Sì, uno dei prodotti tipici che a me io adoro è il risotto, per esempio, alle fragole. Ok, va bene, queste sì, sono preparazioni, sono un valido abbinamento, nel senso che poi alla fine abbiamo la fragola a pochissime calorie per 100 grammi, quindi se le abbino ai carboidrati, abbino della fibra, dei sali minerali, delle vitamine, vanno benissimo. Io le ho trovate molto spesso anche abbinate al pesce, se ci sono dei carpacci di pesce, quindi pesce crudo, io ho trovato anche abbinate le fragole insieme ad altri frutti. Eccolo rossi. Qua, il risotto alle fragole. Sì, delizioso. È un abbinamento che va molto bene. Vero. Anzi, mi riequilibra quello che è il carico glicemico del carboidrato complesso, quindi in questo caso del riso. E, prima abbiamo parlato di macedonie, chiaramente il discorso vale per le macedonie di frutti misti, non vale per una macedonia di frutti rossi. Io posso anche fare una macedonia di frutti rossi, in quel caso sì, la fragola può essere abbinata. Perché quindi parliamo di fragole, ciliegie, mirtilli, lamponi, more. Perché è come se mangiassi frutta appartenente alla stessa famiglia, quindi fratelli e sorelle fra di loro, a posto gli stessi sali minerali, quindi le stesse caratteristiche, non do messaggi diversi all'organismo, quindi non affatico nessun processo. Senti, la fragola cotta? Perde un po', come tutti i cibi cotti, se la cottura è molto lunga perde un po' delle sue caratteristiche e la vitamina C è termolabile, quindi si perde, quindi si perde in parte. Quindi diciamo, non posso che viene utilizzata solo per il gusto, ma non per i benefici appunto del frutto. Mentre rimangono concentrati in una confettura, può rimanere concentrata quella che sono gli antiossidanti. Allora in quel caso sì, va bene. Tanto è vero che da che cosa me ne accorgo se gli antiossidanti sono ancora buoni? Dal colore.
perché se il colore è ancora bello rosso, vuol dire che gli antiossidanti, il livello degli antiossidanti è ancora bello alto, mentre se il colore inizia a virare, a cambiare verso le tonalità un po' più scure del marroncino, vuol dire che sto perdendo gli antiossidanti. Come faccio a trattenerli? Un po' di zucchero e un po' di limone. Quindi, cioè? Cioè, per esempio, se devo preparare una confettura, insieme a un po' di zucchero ci aggiungo anche un po' di limone. In questo modo riesco a preservare gli antiossidanti contenuti nelle fragole. Se devo preparare una crostata di frutta fresca, quindi devo tagliare delle fragole e le devo disporre, la torta, la crostata, non la mangio tutte in un giorno, e allora faccio, prima di mettere le fragole sulla torta, le faccio macerare in un po' di limone e di zucchero. In questo modo proteggo, trattengo gli antiossidanti. Senti, ma questa cosa qui del limone è vera anche per esempio la banana? Sì, è valida per tutti i frutti. Ah, tutti i frutti? Per tutti i frutti, funziona, sì. Proprio così per tutti i frutti, che non perdono il colore. Non è che non perdono il colore, non perdono... Il colore della frutta è data dagli antiossidanti, dalle vitamine e dai sali minerali che contiene. Quindi se io, man mano che passa il tempo e quindi magari la frutta viene tagliata e quindi subisce il primo stress, poi rimane a contatto con gli agenti atmosferici e subisce un altro stress, che cosa succede? Che gli antiossidanti e le vitamine vengono perse. Io per trattenerle, per proteggere il frutto, utilizzo come presidio zucchero e limone, tanto è vero che quando aggiungiamo zucchero e limone alla frutta, anche alla mela, non cambia colore, quindi vuol dire che non si ossida, quindi non perde i suoi antiossidanti. Beh, io credo che abbiamo detto tutto. Resta sempre il fatto che se voi avete delle domande da fare, volete saperne un po' di più, sapete che io sono a vostra disposizione, girerò le vostre domande a Stefania e così scopriremo probabilmente anche delle altre, come dire, degli altri segreti della frutta, o toglieremo via, insomma, un po' di false credenze. Ecco, vedete quest'altra con ecco, sì, pure abbinato, qui abbinamento, certo. Con riso, quindi e gamberi. Un risotto va bene. Abbiamo terminato a quest'ora poi, Franco. Allora, abbiamo terminato, noi continuiamo con Mattina Amica. Stefania, buona Pasqua, perché grazie, questa è la settimana. Grazie anche a voi. Davvero buona Pasqua a te in famiglia. Grazie. E ci rivediamo al tuo rientro. Adesso invece in linea alla regia per la terza parte di Mattina Amica con Sara Sfregola. Continuiamo a parlare di moda.